Tutti ormai appuntamento fisso dopo il processo in diretta con l'antipatico. In compagnia di Salvatore Gerasi siamo qui pronti a commentare la partita appena giocata, sentire soprattutto i vostri commenti perché siete proprio voi tifosi protagonisti della serata attraverso le telefonate e i messaggi WhatsApp e non solo. Se volete telefonarci il numero è lo 091 20 40 64, il numero per WhatsApp è il 338 5882 888. Allora, il Palermo-Inter, 1-1, pareggio meritato. Siamo partiti con un attacco ben saldo di Dybala Vázquez e successivamente abbiamo appunto visto l'ingresso di Belotti, oggi anche esordio per Quaison. Salvatore, insomma, le tue riflessioni sulla partita. Ma senti, per me è un pareggio strameritato, che il Palermo avrebbe potuto sicuramente convertire in tre punti, sì, se avesse avuto un po' più di freddezza nel primo tempo, no, che ha dominato per larghi tratti, ma soprattutto nel secondo tempo ha stradominato e quindi io penso che tutto sommato la serie nera, fra virgolette, sì, ma continua, nel senso che il Palermo non ha preso i punti che avrebbe meritato. Anche oggi meritava di vincere. Bene, allora partiamo con le telefonate. Pronto, chi è in linea? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buonasera, con chi parlo? Con Cristian. Ok, Cristian, prego. Volevo dire che oggi ho visto un grande Palermo. Finalmente la squadra ha girato come voleva Iachino e come volevamo le tifosi. Abbiamo dato l'anima contro una grande squadra. Speriamo che se Palermo gioca così anche a Napoli le soddisfazioni possano arrivare. Ecco, Cristian, secondo me ha centrato l'argomento. In pieno. Cioè, questa, è vero che ci sono stati due Palermo, okay, uno come lo vorrei anch'io, più spregiudicato, più diciamo d'assalto con Belotti e Dybala, e un altro più prudente. Iachini in questo fa un po' il gioco dell'equilibrio, perché lui dice che all'inizio ci vuole una squadra di combattenti, una squadra che riesca a tenere testa all'ardore iniziale, però dobbiamo dire che l'Inter all'inizio era ben poca cosa. Per cui paradossalmente, se capovolgiamo un po' lo schieramento tattico del Palermo, nel primo tempo forse con forse, ma chi lo può mai dimostrare, con Belotti e Dybala e Vázquez avremmo fatto dei guasti irreparabili. Salvatore, una domanda per te. Pensi che il gol fatto praticamente subito, c'è chi l'ha definito un regalo, chi un merito del Palermo, abbia sicuramente influito su tutto il resto della partita, cioè soprattutto sul morale della squadra? Ma sai, sul fatto dei gol, io ho una mia teoria, anche sul fatto delle partite in generale, c'è molta casualità nelle situazioni, per cui è fin troppo normale che se un pallone sbatte sul palo e viene dritto sul giocatore che arriva, quello la mette dentro con facilità. Allo stesso modo, se invece pizzica il palo esterno e va fuori, tu hai perso una grandissima occasione. Qui c'è un concorso di situazioni, okay. Vidic che non si dimostra all'altezza del Vidic che conoscevamo noi, ma c'è l'insistenza di Vázquez, c'è il recupero del pallone e la conclusione da una posizione tutto sommato non proprio facilissima, quindi c'è un concorso di situazioni che comunque non fanno dire che è un gol regalato. E allora il nostro che cos'è? Tutto sommato è sullo stesso piano. Bene, ascoltiamo i tifosi, c'è una telefonata per noi. Pronto, con chi parlo? Con Gabriel. Sì, ciao Gabriel, prego. Volevo sapere cosa manca a questo Palermo per chiudere partite più facilmente, visto che soffriamo molto dopo l'ultimo gol che facciamo, ci facciamo fregare dalle altre squadre. Ok, giriamo sempre sullo stesso tema praticamente, perché che cosa manca al Palermo? Io potrei dire che mancava quello che abbiamo avuto nel finale di partita, quando con Belotti siamo stati sicuramente più incisivi, almeno l'ultima azione, che Sorrentino è stato un capolavoro di Sorrentino, è stato bravissimo a salvare la partita e a riscattarsi anche da un precedente svarione che aveva fatto a Verona. Ma qui è stato fondamentale. Quello che manca è essere cinici nei momenti determinanti, ma alcune volte non lo è nemmeno l'Inter, alcune volte non lo è nemmeno la Juventus. Rimane il fatto che il Palermo, essendo una neopromossa, è una squadra che fa fatica a chiudere le partite, perché ovviamente dovrebbe avere giocatori di qualità superiore, ed era questo che tutto sommato Iachini avrebbe voluto in estate, cioè per ogni reparto un giocatore che alzava la qualità della squadra. Il livello della squadra. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, che è in linea? Buonasera, sono Franco. Sì, Franco, prego.
Io volevo dire soltanto una cosa, si è detto di tutto e di più prima dell'inizio del campionato e per questi 21 giorni che sono trascorsi di campionato. La televisione, non ti sentiamo, abbiamo il ritorno, abbassa il volume della televisione. Dicevo questo, non so se avete ascoltato dall'inizio. Abbiamo ascoltato malissimo. Si è detto tutto e di più. Sì. Dall'inizio del campionato fino a questi 21 giorni, ma ricordiamoci una cosa che secondo me è fondamentale: il Palermo sta affrontando il campionato di Serie A con la stessa squadra dell'anno scorso, con gli innesti che si valuteranno col tempo. È giusto gli Agliachini che mantenga momentaneamente lo stesso organico perché c'è quello. E pensiamo un'altra cosa, che se le cose andavano meglio, oggi il Palermo potrebbe avere 9 punti in classifica e si parlerebbe non di negativo ma non in positivo. Grazie Franco, noi siamo sostanzialmente d'accordo con te, perché dici delle cose che noi abbiamo qui strenuamente difeso. Cioè, noi non ci dimentichiamo che la squadra è quella dell'anno scorso, assolutamente, ci mancherebbe altro, lo sappiamo bene. È una squadra vincente comunque, in ogni caso squadra dell'anno scorso, squadra vincente in Serie B, dobbiamo comunque provarla, testarla in Serie A. Un conto è la squadra che fa 8 vittorie consecutive nel finale di stagione, un conto è la squadra che poi va a Verona e perde, okay. Cioè sono due realtà completamente diverse. E quello che dice lui è giusto, ci sono dei giocatori che verranno messi alla prova nel futuro, ma appunto per questo, se tu vuoi potenziare subito una struttura, ci vogliono giocatori che siano all'altezza della situazione da subito. Bene, ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto, chi è in linea? Sì, salve, sono Fabrizio. Prego, Fabrizio. Siamo da Palermo. Prego. Allora, niente, io volevo dire che ho visto un bel Palermo con cuore, gambe, e che penso che porti un po' di entusiasmo che è mancato questa settimana in città, ne ho sentite, tutti preoccupati ad affrontare quest'Inter spettacolare, aveva fatto 7 gol al Sassuolo, però insomma ho visto veramente un bel Palermo e spero che vada sempre su questo piano la nostra squadra. Grazie, sottoscrivo l'opinione del tifoso. In effetti alcune volte o perché siamo troppo critici o perché vogliamo trovare il pelo nell'uovo o perché non ci accontentiamo mai o perché siamo nemici della contentezza andiamo un po' fuori regime, però devo dire la verità che questo Palermo è stato seguito con simpatia e con attenzione da parte dei tifosi e da parte della città, non c'è stata una critica spietata nei confronti della squadra, si è detto che ha giocato bene, che avrebbe potuto guadagnare qualche punto in più con un concorso di situazione di fortuna anche, però non c'è dubbio che è una squadra che non ha avuto quel rilancio che acquisti mirati avrebbero potuto dare nel breve tempo possibile se si fossero chiamati, che so, Matri o Pizarro e cose degli acquisti diversi. Qui un nostro tifoso ci chiede: la difesa del Palermo è da rivedere, fa stare in apprensione tutto il centrocampo e l'attacco, quindi se tu dovessi rinforzare una parte in campo, quale sarebbe il reparto che principalmente appunto ha bisogno d'aiuto? Ma io devo dirti la verità che il Palermo ha fatto diversi errori in difesa in queste partite, ma ha fatto anche diversi errori individuali. Il problema è che l'anno scorso la difesa, pur con i suoi errori, aveva un suo contenuto, aveva una logica, riusciva benissimo a districarsi, ma era un campionato completamente diverso. Quest'anno invece abbiamo fatto troppi errori, soprattutto sulle palle alte e alcune volte nella posizione. È chiaro che è un campionato nuovo, i difensori sono quelli dell'anno scorso, la qualità del gioco aumenta, i nuovi debbono adeguarsi e debbono integrarsi in questa squadra, quindi naturalmente bisognerà perdere del tempo e purtroppo è del tempo prezioso, considerato che il Palermo aveva stravinto il suo campionato un paio di mesi prima della fine della stagione, probabilmente avrebbe potuto provvedere con più tempestività. Parlando di Vasquez, che comunque è stato, possiamo dire, uno dei migliori in campo, quindi primo gol per lui in questa partita, quindi ha aperto bene già sin dall'inizio, una traversa e un altro quasi gol, praticamente ci ha lasciato tutti col fiato sospeso. Che voto daresti tu a Vasquez? Ne abbiamo già parlato in puntata al processo, ma i tifosi ci chiedono appunto valutazioni su di lui. Sì, io ho chiesto ai nostri opinionisti e tutti erano d'accordo su un voto alto nei confronti di Vasquez, anch'io, perché se tu guardi poi il rendimento del giocatore, vedi e provi
dati di fatto alla mano, il gol e le altre occasioni, che è stato uno dei più pericolosi. Allora non puoi fare a meno che di dargli un voto al di sopra, nettamente al di sopra della Della sufficienza. sufficienza. Però Tonino Cerra ha visto una prestazione così, forse lui si aspettava una maggiore continuità di gioco, ma i fantasisti Come basket sono così. sono così, ogni tanto si addormentano, poi rispuntano fuori e ti hanno delle giocate straordinarie. Belotti, Salvatore, è un tema ormai caldissimo di puntata in puntata, di partita in partita, perché Belotti sin dal primo minuto, Belotti che gioca in nazionale ma non gioca durante il campionato, Belotti che comunque in ogni caso, ogni qualvolta entra in campo, riesce a cambiare la tattica di gioco, riesce comunque a cambiare le partite. Certo, è curioso che un giocatore che ha segnato più di tutti nel Palermo, sia pure in Serie B, perché Belotti ha fatto 10 gol, Dybala ne ha fatti 9 in 3 stagioni e Vasquez ne ha fatti soltanto 5, pur giocando però meno degli altri. Si ritrovi poi titolare in nazionale, titolare fra gli azzurrini, che hanno avuto fior di attaccanti veramente negli anni passati, si ritrovi panchinaro nel Palermo. Iachini è fatto così, prendere o lasciare. Lui ha degli equilibri consolidati. Uno, l'equilibrio della squadra, le geometrie, il stare aggredire l'avversario, ma stare sempre attento a non prenderle. Però ascolta Salvatore, cioè, siamo in Serie A, dobbiamo anche rischiare, cioè, dobbiamo anche Sì. partire, iniziare una partita con una tattica un po' diversa, che No, comunque sia un po' aggressiva. ci stavo arrivando. Lui parte da questa sua presunzione, che è corretta. Cioè, io al posto suo, se avessi la sua mentalità, la ragionerei così. La No, sposeresti in pieno. se avessi la sua mentalità, sì. Poi lui, quindi, per fare questo, ha bisogno di giocare non con due attaccanti o tre attaccanti, ha bisogno di giocare con un attaccante più uno che supporti il gioco di quell'attaccante. Ecco Dybala ed ecco Vasquez. Vasquez. Allora tu dici Dybala e Belotti sono in competizione. Ed è questa la logica delle situazioni. Il Palermo ha puntato prima su Belotti, intanto perché è un grosso investimento della società. Lo è anche Belotti, cioè su Vasquez, Su Dybala. su Dybala. Lo è anche Belotti, però teniamo conto che Belotti è uno che era esordiente l'anno scorso ed è esordiente anche quest'anno e che veniva da un infortunio. Però ora le gerarchie si sono nuovamente riavvicinate e Belotti merita di giocare. Io fossi al posto di Iachini, questa teoria di farli giocare insieme Belotti Vasquez. non la riterrei troppo lontana. Bene, ascoltiamo la voce dei tifosi. Pronto, chi ha il telefono? Pronto? Sì. La riprendiamo forse tra un po' la telefonata. Ah, non sono ancora pronti. Allora, bene, quindi abbiamo parlato dell'attacco, abbiamo parlato appunto del tridente che tutti vorrebbero appunto schierare, quindi si parla di Dybala, Belotti, Vasquez. Parlando anche di difesa, scorsa settimana abbiamo visto degli errori da Pisano, anche da Sorrentino in porta. Oggi Pisano non ha giocato, quindi oggi Pisano fuori per punizione? No, no, assolutamente no. Iachini non utilizza nemmeno questo linguaggio. Pisano probabilmente ha voluto dare un ricambio, probabilmente ha voluto dare la possibilità a Pisano di riprendersi da un momento che non era stato assolutamente felice. Ha impiegato Morganella, che nelle sue intenzioni è un altro dei giocatori a cui lui dà molta, molta fiducia, e soprattutto aspetta i nuovi, perché il problema vero e autentico del Palermo è che questi sono quelli dell'anno scorso E e li quindi conosciamo bene. una volta uno, una volta l'altro giocano e vengono impiegati né più né meno con le stesse tecniche della Della scorsa scorsa stagione. stagione. Quest'anno i difensori si chiamano Gonzalez, si chiamano Bamba, si chiamano Fedal, si chiamano Emerson è più un esterno, e allora dobbiamo aspettare che siano in grado di poter giocare. Bene, vediamo se la telefonata del nostro tifoso appunto è pronto? Sì, pronto. Pronto? Con chi parlo? Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì, ti Sì. sento. Ciao Giorgia, ciao Salvatore. Ciao, prego. Io vorrei parlare del dopo Inter. Siamo chiaramente soddisfatti per il pareggio, però vorrei parlare sempre di Zamparini. Sì. Vorrei chiedere a Zamparini che cosa ne vuole fare il Palermo. Cioè, qua, dico, tutti abbiamo capito che sia per noi tifosi che per lui è stato un matrimonio di interesse. Un matrimonio che secondo me è quasi alla separazione, però no, non può continuare più. Deve dire cosa ne vuole fare, perché io ho paura per il futuro di questa squadra. Secondo me
Immaginavo, io immagino già la partita di Sassari con Napoli, il Napoli che ha preso Udine. Il tifoso già pensa sicuramente allora, al futuro. Io penserei... Bene, grazie. Salvatore, vogliamo dare una risposta al dopo Inter? È un matrimonio di interesse, lui l'ha definito. Io direi che il matrimonio di interesse c'è stato. Cioè, io non so chi è che abbia sposato la principessa, se è Zamparini-Palermo o il Palermo-Zamparini. Però sicuramente c'è stato un indirizzo comune, per cui il matrimonio conveniva all'una e all'altra. Però c'è stato anche un amore, sia pure dettato, anche da fatti imprenditoriali. Il Palermo ha vissuto degli anni straordinari. Il Palermo è tornato in Serie A, ha vissuto degli anni straordinari, ha giocato in Europa, ha avuto un piccolo passo falso, è tornato nuovamente in Serie A. Il nostro tifoso si chiede giustamente, sì, ma qual è il futuro del Palermo? Perché Zamparini, da un po' di tempo a questa parte, lo ha dichiarato, e si vede nei fatti, non fa più il passo più lungo della gamba Palermo. Cioè, non solo più, prima che cosa succedeva? Quando non arrivava il Palermo, era lui di tasca a mettere la possibilità, a mettere la società nella possibilità di fare cospicui investimenti. Quello di Dybala è stato uno degli ultimi. Ci sono stati Cavani, ci sono stati Ilicic, ci sono stati Pastore, insomma, Sirigu, altri giocatori di grandissimo spessore sui quali il Palermo ha puntato. Adesso invece, quest'anno, è uscito fuori con la logica che il Palermo entra in una nuova era. Vuol fare economia? No, non direi economia. Parliamo con le parole di Cardinaletti, l'amministratore delegato. Sì. Lui dice... Questo Palermo deve autoreggersi, cioè è un Palermo che deve diventare autosufficiente e che noi possiamo consegnare a chi arriva senza, con una situazione economica tranquilla. Il che, dedotto poi in termini normali, cosa significa? Significa che il Palermo non potrà fare grandissimi investimenti, che il Palermo gli investimenti li dovrà fare sui giocatori di terza fascia che poi dovranno diventare da prima fascia. C'è un'operazione ovviamente un tantino più difficile, che bisogna stare sempre nei canoni di certi ingaggi e che non ci possono essere, se non dopo un ciclo continuo, delle ambizioni che invece prima potevano nascere nel giro di una stagione, come il fatto dell'Europa. Bene, assolutamente. Ascoltiamo la voce dei tifosi. Pronto, chi ha il telefono? Pronto, io sono Pino. Buonasera a tutti. Sì, buonasera Pino, prego. Allora, io volevo dire... a tutte quelle persone che si lamentano di Zamparini, ma loro ce l'hanno un imprenditore che può sostituire a Zamparini? Se loro ce l'hanno, lo mettono in campo e poi si lamentano di Zamparini. Pino, mi permetti Zamparini, che risponda, no? Pino, risponda a questa domanda, poi casomai ne fai un'altra. Allora, io sono d'accordo con lui. Sì, fondamentalmente. È il pensiero di tutti i tifosi comunque. No, questa ha ragione Pino. Perché i zampariniani... dicono sempre, portatemi un'altra persona che è in grado di investire e allora io lascio andare Zamparini. Ho capito, ma gli altri tifosi dice se ne deve andare, alcuni, no? Gli hanno messo dei cartelloni, delle cose che sono assolutamente ingenerosi, perché un conto è criticarne atteggiamenti o, diciamo, errori. Un conto è invece criticare Zamparini come investitore e come persona che ha rilanciato il Palermo. Sì. Da questo punto di vista nessuno può dire niente, perché Zamparini è, lo ripeterò fino alla noia, sempre con le stesse parole, il più grande presidente della storia del Palermo, perché fanno fede i risultati, e nei risultati e nei contenuti non c'è dubbio che lui abbia dato molto, a molto di più, fino anche del principe Lanza di Trabia, che ha portato grandissimi giocatori come Bronè, eccetera, eccetera. Ma qui siamo al di là dei presidenti passati. Poi però, Pino, scusami, lasciami criticare Zamparini per alcune cose, perché quando Zamparini licenzia 50 allenatori nella sua carriera, non è che fa una cosa proprio... È sbagliatissimo. Io quello che dico, il discorso di Zamparini, se lui si metterebbe un momentino in mente di dire io mi tengo un allenatore, questo allenatore nel bene o nel male ci debba dare fiducia, che tu non puoi permetterti. Ora noi abbiamo queste 5 partite di massacrante, con squadrone, e oggi noi abbiamo preso un punto, li prenderemo gli altri punti, e allora tu perché non li prendi gli altri punti che te lo mandi via? In questo frattempo lo mandi via, ci devi dare lo stipendio per tanto tempo, scusami Geraci, scusami un minuto,
ci deve dare lo stipendio per tanto tempo, butti questi soldi, allora invece di buttare questi soldi così, li conserve e poi compra un giocatore come quello che dice tu. Giusto Pino, grazie. Giustissimo, giustissimo Pino. Quindi facciamoci la testa prima di rompercela, perché sì, ma... già pensare ad un dopo Zamparini, ad un dopo Iachini, scusa, quando in realtà... No, no, però lui dice un concetto giusto, dice smettiamola di licenziare allenatori. Se prendiamo un allenatore diamogli fiducia, in modo che possa cominciare, continuare, finire un ciclo. Non possiamo, solo che Zamparini è un interventista, lui se perde 2-3 partite di fila ritiene che il suo giocattolo si sia smontato. Il calcio invece non funziona proprio così, ha delle logiche che sono, che vanno, no, ha la logica del risultato, è a quella a cui si attengono tutti, ma anche delle logiche che vanno più in là e che permettono alla società di fare investimenti magari a più lunga scadenza, ma di grande sicurezza. Se noi prendiamo l'Udinese per esempio, l'Udinese ha tenuto Guidolin anche quando Guidolin faceva acqua da tutte le parti. Ci sono squadre come il Cittadella che hanno un allenatore, ma conosciamo ormai... il nostro presidente Salvatore, sappiamo che Iachini ha meritato e sicuramente continua a meritare, ma il suo posto in panchina rimane sempre diciamo su un punto interrogativo. Detto questo, stasera abbiamo visto un Iachini anche diverso, nel senso espulso gli ultimi due minuti. No, vabbè, ma Iachini, sai, un uomo focoso. Beh, direi proprio di sì, è uno che non te le manda a dire, è uno che le cose le fa e le fa. Lui lì si è arrabbiato perché il Palermo aveva avuto un'altra occasione da gol, aveva fatto gol, però l'azione era già ferma in effetti. Sì. E in effetti però in quel momento lì la foga ha il soprassalto, tu pensa che siamo negli ultimi due minuti, magari gli hanno cantate per tutta la settimana dicendo che se perdeva il Zamparini sarebbe intervenuto, se Palermo avesse preso il 7-0, il Palermo ha dimostrato di non essere il Sassuolo, il Palermo ha dimostrato di essere il Palermo con i suoi pregi e con i suoi difetti, il Palermo ha dimostrato di sapersela giocare con tutti, anche con l'Inter, e questa è una garanzia. La garanzia più grande che la squadra possa avere per il futuro, perché proprio oggi, in un momento ancora di delusione, tutto sommato, delusione intesa nel senso che il Palermo poteva ottenere un risultato storico, sì. No, c'è la consapevolezza che la squadra può farcela e che bisogna camminare sempre sulla riga della coesione, della compattezza, dell'orgoglio e dell'organizzazione di gioco. Bene, ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto, buonasera, sono Salvatore. Sì, Salvatore, prego. Volevo farle una domanda. Il Palermo questa sera non ha perso le marcature, ha tenuto la posizione, ma come le precedenti partite, diciamo, in difesa ha avuto delle distrazioni che hanno portato al gol. È semplicemente sfortuna o la difesa va rivista? No, sfortuna non ce n'è mai quando si commettono degli errori, a meno che non siano errori individuali, cioè tu vai per stoppare un pallone e sbagli, quello non è, ovviamente non fa parte dell'organizzazione, non fa parte della tua debolezza, fa parte di un errore che può capitare. Tu metti una chiave nella porta, ritieni che sia quella per aprire, poi ti accorgi che invece l'hai fatto 100.000 volte e la chiave è un'altra, eppure pensavi che fosse quella. Questo è l'errore che può capitare, però... Il Palermo ha mostrato anche di avere di dover organizzare la difesa in alcuni atteggiamenti che non siano troppo spregiudicati o che non lascino troppo margine all'avversario. E poi bisogna andare non soltanto sulle diagonali difensive, non soltanto sulle coperture degli altri giocatori che debbono proteggere gli avversari, ma anche sulle marcature in area che spesso non sono tenute a dovere come dovrebbero. Salvatore, facciamo qualche passo indietro. In periodo di calciomercato le lamentele più grosse sono state: prendiamo un attaccante, ci manca la punta, prendiamo un attaccante. Adesso si può dire che abbiamo anche diciamo, l'imbarazzo della scelta in attacco. Ogni qualvolta c'è sempre il dubbio chi schierare, Vasquez, Dybala, Belotti, adesso anche Mackinock. Pensi che i dubbi, insomma, e anche le lamentele siano state infondate, viste oggi con il tempo? Se mi consenti, anche l'anno scorso eravamo in Serie B e avevamo più attaccanti, cioè numericamente erano gli stessi, ma avevamo un Hernández che era nazionale uruguaiano e che è andato ai mondiali, avevamo un Lafferty che è un giocatore da nazionale anche lui. E allora l'anno scorso avevamo non soltanto l'imbarazzo della scelta, ma avevamo proprio tanti di quegli attaccati da impiegare subito che non sapevamo quale era quello che doveva giocare in quel momento.
Dove è arrivata la possibilità di non avere critiche e di non avere possibilità di attriti? Uno ha fatto degli infortuni. Che sicuramente perché hanno una volta si è fatto male Hernandez, un'altra volta si è fatto male Dybala, un'altra volta si è fatto male Belotti. Ma soprattutto dalla continuità e dalla straordinarietà dei risultati. Quando un allenatore vince e stravince, non gli puoi dire assolutamente niente. Qualunque cosa faccia è sempre quella giusta. In quel caso lì è giusto. Ma poi noi abbiamo dimezzato questo attacco. Ragazzi, non dimentichiamo che Hernandez è stato venduto per 12 milioni. Se Hernandez è stato venduto per 12 milioni, significa che abbiamo venduto un fior di giocatore. Se mettiamo poi che Laferte è stato venduto pure bene, e noi abbiamo comprato chi? McKinnock e João Silva, che non valgono sul peso della bilancia quello quanto? Che sono partiti. Quindi attenzione che non abbiamo grandissime scelte. Abbiamo sicuramente Vasquez e abbiamo sicuramente Belotti. Abbiamo delle certezze. Sì, ma sono delle scommesse. E qui la differenza. L'anno scorso potevamo andare non soltanto sulle scommesse, okay, ed eravamo in B però, ma su giocatori sicuri come Hernandez e Lafferty. Quest'anno invece cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in A con un esordiente che è Belotti a 20 anni, con un Dybala che è un quasi esordiente e ha 20 anni, e con un terzo giocatore Vasquez che fino all'anno scorso non se l'ho, come si dice, nessuno. Ti riporto le dichiarazioni di Mazzarri sul post partita. Sì. Dice: meritavamo di vincere, ma abbiamo avuto contro l'arbitro e il caldo. Insomma, Mazzarri, guarda, veramente, gli allenatori che se ne escono... Non vorrei dire ridicolo, però quasi, cioè sulla soglia del ridicolo, anche perché il caldo è un nemico sicuramente per tutti e non mi sembra una giustificazione. Per quanto riguarda l'arbitro, non mi sembra che ci sia stato un arbitraggio ingiusto. Ma se, mi pare intanto che se loro hanno fatto una preparazione al caldo l'hanno fatta loro, il Palermo l'ha fatta al fresco, al freddo e nelle montagne eccetera eccetera, poi è arrivato qui e si allena né più né meno come si allenano loro. Che cosa hanno loro che non possono fare il caldo e che fa gli stronca le gambe per un giorno, che arrivano qui, fanno una partita e se ne vanno? Insomma, è veramente una scusa. E poi l'altro te lo dico dopo, intanto c'è una telefonata. Bene, allora rispondiamo alla telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto? Sì, buonasera, prego. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Sono Matteo, ciao. Grazie. Salvatore. Ciao Matteo. Pronto? Sì, ciao Matteo, prego, Matteo, dici. Matteo, ciao. Sì. Ciao Salvatore, complimenti, bellissima trasmissione. Volevo dirti due cose. Sì. Da questo momento in poi credo che Iachini dovrebbe porsi il problema del tipo di gioco da impostare, perché nel secondo tempo ha dimostrato una squadra un po' più in attacco che ha qualche possibilità in più. Sì. E poi la seconda? Poi un'altra cosa. Sì. Dovrebbe cercare, secondo me, di migliorare la difesa sui calci piazzati soprattutto, perché sui calci alti, sulle palle alte, noi facciamo acqua da tutte le parti. Grazie Matteo, sono d'accordo. Allora, la prima cosa, Iachini nel secondo tempo ha fatto come a Verona. Verona però perdevamo, mentre qui invece il discorso è diverso. Parti avvantaggiato sicuramente. Qui lui l'ha fatto proprio per vincere la partita. E allora ha impiegato Belotti, Dybala e Vasquez, e il Palermo ha dato dei frutti abbastanza copiosi, anche quando è uscito Vasquez ed è entrato Quaison. Ha sofferto soltanto una sola volta nel finale con quella disattenzione per cui Sorrentino si è riscattato e poi ha urlato ai suoi la rabbia, e quindi è chiaro che questo problema se lo deve porre il tecnico. Io sono d'accordo, l'ho scritto anche oggi sul Corriere dello Sport. Io ho detto, arrivato a un certo punto ci vuole anche il coraggio di dire certe partite me le gioco fin dall'inizio, così proprio per scrivere una storia importantissima che possa essere anche decisiva per il proseguo della stagione. Per quanto riguarda la difesa, sì, sui calci piazzati dobbiamo darci una regolata, perché ogni volta che la palla arrivava in area di rigore soffrivamo un pochino. Ma ti dico la verità, sono queste le cose che fanno infuriare Iachini di più, perché è un paranoico della tattica, e quindi lui giorno per giorno, ora per ora, sta ad allenare i giocatori proprio su queste situazioni, proprio per non correre errori. Purtroppo alcune volte lo sentono, alcune volte no. Se non c'è una telefonata, pronta, rispondo a Mazzarri che... Sì, appunto, l'elementare di Mazzarri, anche perché io sono tra i vari social e vedo che i tifosi dell'Inter... È giusto dare
ascolto sia le telefonate sia ai social. Esatto, io sono in questo momento su Twitter e sto guardando appunto le dichiarazioni sia degli interisti che dei tifosi del Palermo, e anche gli interisti comunque sono stanchi, se così possiamo dire, delle giustificazioni delle lamentele di Mazzarri. Dicono addirittura: fai più l'allenatore e meno, cioè giustificati meno praticamente. Io direi di più, stavo per dire anche una parolaccia. Sì, in effetti faccia l'allenatore e dica meno sciocchezze, perché se oggi l'Inter meritava di vincere, allora il Palermo che fa? Meritava di perdere. Ma non mi pare che le cose stanno così. Il Palermo ha giocato un primo tempo in superiorità da un punto di vista di freschezza atletica, da un punto di vista di gioco. Okay. È un secondo tempo nel quale sì, ha sofferto all'inizio, ma poi ha preso un palo con Vasquez, ma non se lo dimentica una cosa del genere, e l'arbitro è intervenuto e ha sbagliato. Ma se abbiamo rivisto centinaia di volte su Sky tutte le azioni, non sei l'unico arrabbiato, Salvatore, non sei l'unico. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, prego. Volevo chiedere al dottore Geraci, testimone di 100.000 battaglie e partite, una domanda che apparentemente è banale. Però intelligenza Pauci, volevo chiedervi perché con la Sampdoria abbiamo dominato e la Sampdoria all'ultimo ci ha tolto due punti, perché a Verona avremmo dovuto e potuto quantomeno pareggiare se non vincere, e non è successo nulla di tutto questo, perché stasera abbiamo surclassato al di là dei piagnistei meschini di Mazzarri un Inter che, a detta di intenditori di Sky eccetera, il Palermo ha dominato, e non sono solo parole mie. Perché succedono queste cose? Sì, il calcio aleatorio, il calcio. Sì, certo. Però lei, Geraci, è una persona che forse può farmi riposare più tranquillo stasera, perché sono troppo nervoso. E per grazie. Questo grazie il nostro antipatico le darà un po' di serenità e di tranquillità. Prego, sì, sì, spero di non essere più antipatico ancora. Io distingo, intanto ha perfettamente ragione, lui fa un'analisi serena e obiettiva. Perché succedono queste cose? Perché noi le paghiamo. Allora, se noi andiamo nel campo della occasionalità, possiamo dire che il calcio è fatto tutto di episodi, e quindi una partita nasce in un modo e finisce in un modo solo perché, arrivato a un certo punto, la palla gira da una parte o gira dall'altra parte. Okay. E può capitare, obiettivamente ci sono delle partite che sono così. Io direi che quella con la Sampdoria è stata una leggerezza, una disattenzione grandissima, ma in assoluto non la farei entrare in un errore difensivo, o meglio, l'errore difensivo c'è stato, però se mancano 20 secondi alla fine, sì, basta che tu stai attaccato all'avversario, gol non lo... Difendi, ti chiudi. La palla arriva al portiere, arriva in fallo laterale, è finita la situazione. Lì invece abbiamo perso completamente di vista le marcature, segno probabilmente che ritenevamo che la partita fosse chiusa. Per quanto riguarda Verona e oggi, invece, gli errori si sono evidenziati ancora in maniera più cruda. E allora, se tanto mi dà tanto, come giustamente dice il telespettatore, c'è una logica da seguire. Questo Palermo sbaglia. Allora, perché sbaglia questo Palermo? Intanto perché cresce di categoria e va in una categoria dove gli errori sono meno sopportabili. Una Serie A non è una Serie B. E quindi tu ne paghi le conseguenze. Puoi parlare di Serie A impoverita, puoi parlare di quello che vuoi, ma ne paghi le conseguenze. Okay. E poi perché questa è una squadra che ha preso ad allenarsi con gli stessi giocatori di prima, ma pensava probabilmente di cambiare determinate strutture. Non dimentichiamoci che Sorrentino, fino a pochi giorni prima dall'inizio del campionato, doveva andare via, che Terzi era sul punto di partenza, Muñoz era pure uno dei papabili, e allora in questo caso non si fa bene alla squadra, perché un allenatore non sa mai con quale grinta con quale... No, organico lo sa, perché lui deve allenare quelli che ha, ma quale risposta immediata può avere dagli insegnamenti? Ora sono tutti a posto, sanno che debbono sgobare, che giorno per giorno quello che dice Iachini è Vangelo, e a questo debbono attenersi. Bene, arriva una domanda appunto al nostro 338-5882-888, è Salvo da Palermo che ci dice: attenzione alla difesa, è sfortunata ma ci manca un certo Muñoz, è da scoprire Gonzales e Bamba, centrocampo ottimo per me, attacco anche questo ancora da scoprire, lui scrive. Il fatto di Muñoz ha ragione, ha ragionissima, cioè noi parliamo
poi dimentichiamo che ci manca il difensore che ha più esperienza di tutti e che è il più bravo di tutti. Okay. Cioè, se il Palermo lo ha non bloccato, ma comunque negli ultimi periodi si diceva che potesse andare via, era proprio perché era un giocatore che poteva far gola alle altre società. Non averlo avuto in queste prime partite ha significato molto, perché con Muñoz in campo, probabilmente con la Sampdoria un errore non si faceva, probabilmente col Verona, eccetera, eccetera, eccetera. E questo non mi sento assolutamente di dar torto al telespettatore, anzi devo dire che ha centrato un argomento che io non parlo mai degli assenti, perché ritengo che sia un alibi troppo comodo, però in effetti se lo dobbiamo pensare su un piatto della bilancia. Le mancanze comunque... L'altra cosa che diceva qual era? Si riferiva sempre all'attacco, l'attacco è ancora da scoprire. Come hai detto tu, abbiamo delle scommesse. Abbiamo delle scommesse, sì. Il campionato appunto delle scommesse e delle rivincite. È inutile che ne riparliamo, sì, è proprio il campionato delle scommesse, hai detto bene. Bene, Arturo ci chiede la partita, anzi fa una considerazione sì. Più che altro. La partita l'ha vinta Iachini con il cambio Belotti-Bolzoni. La miglior difesa è l'attacco. Sì, io devo dirti la verità che questa è una raffinatezza che colgo in pieno. Nel momento in cui noi stavamo soffrendo, Iachini ha potenziato l'attacco. E questa è stata una mossa intelligente. È stata una mossa intelligente perché il Palermo ha dato più pressione all'Inter, il Palermo l'ha impaurito, e quindi è riuscito a togliersi di dosso un avversario che stava diventando sempre più pericoloso. Bene, qui praticamente sui vari social Salvatore continuano le lamentele contro Mazzarri, che sta stressando un po' tutti. Stressando. Non mi veniva la R. Sta stressando anche noi Mazzarri, perché esca fuori e dica che ha pareggiato una partita, insomma, non è che poi ha... Questo 1-1 contro il Palermo non gli è piaciuto per niente. Vabbè, loro vengono da una vittoria fuori, dove hanno pure lì sofferto, insomma, hanno giocato con intelligenza, hanno piazzato però le botte nel finale, ma poi sostanzialmente è il 7-0 che ha dato un grande vigore a questa sua stagione. Poi hanno impattato col Torino. Insomma, non è che hanno fatto risultati talmente devastanti da dire questa è la squadra del secolo. No, assolutamente. Altre dichiarazioni appunto dei nostri tifosi, sì, che dicono la dimostrazione che Vasquez, Dybala e Belotti possono giocare insieme ce l'hanno data proprio stasera, perché si completano alla grande. Ma ce l'hanno data stasera, ce l'hanno data l'anno scorso e ce l'hanno data anche a Verona. Quindi io ritengo che il problema non sia la logica di una scelta, sia quanto questa scelta piaccia all'allenatore e quando l'allenatore ritiene opportuno impiegarla. Il problema è sempre quello, allenatori non siamo né io né tu, fossimo stati noi saremmo stati in grado di... Sicuramente avremmo cambiato un po' le carte probabilmente. In gioco. E probabilmente chissà, avremmo vinto, probabilmente chissà, saremmo stati chissà. Sconfitti. Tutto un grande punto interrogativo. Ci sono delle dichiarazioni degli spogliatoi in questo momento? Non ancora dichiarazione degli solo spogliatoi. Solo Mazzarri, eh? Abbiamo una telefonata. Bene, prendiamo. Quindi accogliamo la telefonata. Pronto, con chi parlo? Pronto? Sì, buonasera, prego. Pronto, io sono Giuseppe, volevo chiedere una cosa. Sì. Ma visto che il Palermo ha comprato questi difensori, che comunque sono anche nel giro della nazionale, ma quando li possiamo vedere in campo? Ok, grazie Giuseppe, prego. È una domanda correttissima, ma è la risposta non difficile, ma è la risposta antipatica veramente. Da antipatico? Esatto. È proprio per te Salvatore. Cioè, io dico, con tanti difensori che abbiamo in Italia... È normale, è giusto andare a prenderne uno che giocava negli Stati Uniti, okay, un altro che giocava in un altro continente, un altro che giocava in Brasile, eccetera, eccetera. È normale, fin troppo logico, che questi, per quanto bravi possano essere nelle loro realtà, vengono qui dove il tatticismo è esasperato e debbono imparare le regole più elementari di come muoversi in campo. Iachini in questo è spietato, non ci riesce con gli italiani, figurati se deve cominciare a parlare tre lingue, quattro lingue, cinque lingue per farsi intendere da gente, perché gli allenamenti come sono fatti? Vanno i giocatori in campo, l'allenatore dice fai così, fai così, fai così, a quello glielo devono spiegare, lo deve capire e poi metterlo in pratica. Ovviamente si perde del tempo e quindi i giocatori che sembrano già pronti debbono rinviare il loro rientro. Ma gli altri come fanno? Sì, ma gli altri magari prendono fior di campioni, che ovviamente hanno nel loro DNA un adattamento più immediato. Fermo restando, si fa sempre questo episodio straordinario, che Platini, prima di imparare a giocare in Italia,
ha dovuto impiegare molto tempo. Molto tempo. Ti riporto le dichiarazioni di Beppe Iachini nel corso dell'intervista rilasciata appunto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara. Beppe ha parlato anche della prestazione offerta da Paolo Dybala. Sì. Dice: a 20 anni dobbiamo saper aspettare. È un ragazzo che quando sono arrivato tutti dicevano che fosse una seconda punta. A mio avviso è un attaccante alla Montella, alla Pepito Rossi. Sì. È bravo nell'uno contro uno, sa giocare negli spazi stretti, ma necessita di tempo per maturare sotto l'aspetto dell'incisività. Sì, Iachini dice una cosa che per me è giustissima. Altri la pensano in maniera diversa e dicono che invece Dybala sia una seconda punta. Lo dicono perché? Perché Dybala ti illude, viene dietro, è generoso, prende palla ma la prende sempre per andare a far gol. Miccoli era una prima punta o una seconda punta? Una prima punta. Miccoli era un altro che ti illudeva perché ti sembrava che venisse dietro per darti una mano, ma la sua vocazione era quella poi di spingerti in avanti e di fare gol. E allora attenzione, noi dobbiamo vederle queste cose e non pensare che tutto sia il frutto della nostra idea o della nostra immaginazione. Bene, voce ai tifosi, pronto, chi c'è al telefono? Buonasera, sono Michael. Ciao Salvatore, io ti volevo chiedere, ma qual è il tuo 11 titolare? E poi un'altra cosa, cioè quest'anno possiamo sognare, dove può arrivare questo Palermo? Grazie Michael, guarda, il mio 11 titolare è quello della Serie B. Escluso Hernandez e Lafferty, quelli che restano vanno bene. Io farei giocare insieme Belotti e Dybala, e indietro con Muñoz i posti sono ormai assegnati, perché sappiamo bene che Muñoz, Andelkovic e Terzi sono i più forti lì. Il Palermo forse poteva fare qualcosina in più, no forse, Iachini si aspettava qualcosa in più sulle fasce laterali, non sono arrivate e dobbiamo giocare con quelli dell'anno scorso. L'anno scorso hanno dato una buona garanzia, Iachini li alternava e quest'anno ovviamente siamo in un altro campionato, però tranquilli, fiducia, perché almeno da un punto di vista di lavoro e di impegno il Palermo non è secondo a nessuno, nemmeno Iachini. Bene, ti leggo una piccola curiosità appunto, perché Stefano Sorrentino dopo la partita e dopo la sua parata, possiamo dire decisiva, certo, lo confermiamo tutti, dice: dopo la parata effettuata Osvaldo è venuto da me e ridendo mi ha detto un po' di parolacce, però poi mi ha fatto i complimenti e io li ho presi volentieri. Questa parata la dedico alla mia famiglia, alle mie figlie e alla mia compagna Sara, che mi sopporta tutta la settimana. Ci fa sorridere insomma questa dichiarazione. Sì, ci fa sorridere. Lui dedica sempre tutto alla sua famiglia, lui ha un rapporto con la sua famiglia, per cui ogni volta che c'è il mercato vorrebbe avvicinarsi a casa, non gli riesce magari. Non gli riesce a quei mai, momenti, povero Stefano Sorrentino. Con momenti di turbamento poi rientra nella normalità. Oggi ha fatto una parata straordinaria, sensazionale, e questo punto è tutto da un punto di vista difensivo, merito suo. Io ritengo che siamo in chiusura perché mi pare che manchino pochi secondi. Mancano pochissimi secondi. Ricordiamo che dopo l'antipatico ci sarà un film appunto 40 gradi all'ombra del lenzuolo. Quindi questo so che te lo guarderai. Se mi danno il tempo di andare a casa subito. Mi hanno detto che te lo guarderai. Alzerò anche il lenzuolo. Alzerai anche il lenzuolo perché ci saranno 40 gradi. No, perché c'è la Fenech. Edwig Fenech, c'è la Barbara Boucher. Due donne che mi hanno fatto sognare quando ero ragazzino. E ti faranno sognare anche stasera, Salvatore. Bene, allora, è stato un piacere comunque stare sempre in compagnia tua e dei tifosi. Soprattutto il nostro appuntamento si rinnova la prossima settimana, mercoledì, perché ci sarà il mercoledì, turno certo, infrasettimanale. Quindi non dimentichiamo l'appuntamento con il processo in diretta e poi, ovviamente, con il nostro antipatico, che tanto antipatico non è perché il pubblico ti ama, Salvatore, quindi... Ma insomma, mi ama, non ha importanza. È un amore o un odio? Possono dire tutto quello che vogliono, è giusto che sia così. L'antipatico vi saluta, arrivederci. Buonanotte. Let me see.